Il San Bernardino capolista, complici i problemi dell'impianto San Giorgio di Bavara, è costretto ad emigrare a San Desiderio per ospitare nel big match della 21esima giornata la Sampierdarenese. I neroverdi, reduci da 4 successi consecutivi, tirano il gruppo forti di 4 punti di vantaggio sulla Levante. Per la Sampierdarenese, terza, 5 lunghezze dalla squadra di Mangini, questa gara dovrebbe essere il bivio della stagione. I lupi infatti hanno raccolto un solo punto nelle ultime due gare e quella con il San Bernardino rappresenta un'arma a doppio taglio. In caso di vittoria verrebbe avvicinata in maniera considerevole la vetta, un'eventuale sconfitta invece farebbe ruzzolare i sampierdarenesi addirittura ad 8 punti dalla vetta. Gara subito frizzante con la rasoiata di Manno datata quarto minuto che costringe Tufina al rischio zero correggendo in corner la traiettoria. 120 secondi dopo Grazzi grippa in velocità calcando però troppo il pulsante della potenza nel servizio a Perelli in posizione di centroboa. E questa è la prima scossa di avvertimento perché il vantaggio dei lupi nell'inedita divisa verde e fluorescente deflagra al minuto 9 con il piazzato affilato di Giomelli. Ferro sfrutta il blocco incrociando sul secondo palo. Il San Bernardino accusa il colpo e quando i minuti sono 13 Grazzi libera il compagno di reparto Perelli che addomestica bene scaricando però sul fondo. La Sampierdarenese sembra condurre i giochi ma 4 giri di lancetta dopo il San Bernardino torna ad affiancare gli ospiti sul corner di testa secca. È splendida la girata di Andrea Folle sul palo lungo, settimo sigillo per l'attaccante e pareggio immediato. Neanche un minuto dopo sulla conclusione di Perelli respinta da De Gregorio, il tappin di Grazzi viene resettato dal fischio del signor Ponte che segnala l'offside della punta. La fase centrale di frazione è di respiro ma al 38esimo il San Bernardino mette la freccia sulla punizione di Giannazzo. È concorso di colpa tra Tufina ed Ilami che entrano in rotta di collisione ad Ariccio. Non pare vero appoggiare in rete la palla del sorpasso. Reazione ospite affidata al piazzato di Giomelli. De Gregorio legge bene la traiettoria a terra. Riprese montaggio di Enrico Figus ci proiettano direttamente all'allungo del San Bernardino dopo neanche un minuto. Come nell'occasione del pareggio ancora un corner di testa secca a mettere in ginocchio i lupi. Ariccio irrompe sul primo palo realizzando un'inedita doppietta per un centrale difensivo. Timida la replica ospite con Giomelli che apparecchia per Menegatti. Conclusione sul fondo del centrocampista. Al 25esimo rapidissima la ripartenza condotta da testa secca per il neoentrato Varosio. Il tocco sotto misura di Manno prende quota oltre la traversa. La Sampierdarenese non riesce a reagire ma quando lo fa, minuto 38, Perelli si presenta tu per tu con De Gregorio strozzando la conclusione sul fondo nell'ultima chance prima del triplice fischio finale. Il successo in rimonta nello scontro diretto costringe il San Bernardino a gettare la maschera. 11esimo risultato utile consecutivo e primato più che mai consolidato per la squadra di mister Mangini. Per la Sampierdarenese invece un solo punto nelle ultime tre gare, arriva al momento opportuno il turno di riposo per ricaricare le pile in vista del rush finale.